Sono partito con l'idea di trovare 10 case di moda che volessero fare ciascuna di esse 18 modelli. 18 per 10, facevano una collezione di 180 modelli, quindi era una collezione considerevole, e sottoporla ai compratori esteri. Questo poi sembrava un sogno, perché quando io parlavo di moda italiana all'estero mi si rideva assolutamente sul viso, e non si pensava, non si voleva credere alla moda italiana, perché non era mai esistita prima, vero? Ma noi avevamo avuto una tale tradizione durante il Rinascimento, e la mia fede nella genialità italiana mi ha fatto insistere. E sono riuscito, dopo enormi sforzi, a avere questi pochi compratori nel febbraio del 51. Erano pochi perché erano case da me rappresentate, che erano a Parigi a vedere le collezioni parigine, e se vennero a Firenze non fu per vedere una moda italiana, ma semplicemente vennero come visita di cortesia. Accettarono il mio invito e vennero per 24 ore per farmi una visita. E ci dica, Giorgini, perché fin dal principio ritenne che Firenze sarebbe stato luogo adatto a questo genere di manifestazioni? Ma perché qui a Firenze sono tutti i commissionari, sono a Firenze, il mercato artigianale è a Firenze, quindi invitai questi compratori a casa mia. E proprio qui, in questa stanza che io trasformai per fare tutte le booth per le indossatrici, e lì nella sala da ballo accanto sfilammo questa collezione di 180 modelli.